Una volta si parlava di lavorare da casa, poi è arrivato il termine telelavoro e oggi quello che va per la maggiore è smart working. Hanno tutti accezioni un po' differenti, ma la cosa che le accomuna tutta è l'idea di svolgere le proprie mansioni professionali e lavorative fuori dalla tradizionale sede aziendale. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo momento siamo in piena emergenza Covid-19, il coronavirus che sta spingendo un po' tutte le aziende ad adottare soluzioni che consentono alle persone di lavorare senza recarsi effettivamente presso il proprio ufficio. Ebbene, io lavoro in smart working ormai da 2 anni continuativamente, ho iniziato la mia professione molti anni addietro direttamente lavorando da remoto, quindi ho un'ottima esperienza in questo campo e nei prossimi minuti cercherò di zippare tutto per darti tutti i suggerimenti, tutte le cose che ho imparato in questi anni di smart working. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare diciamo direttamente quello che molti di voi scriveranno nei commenti, cioè che non tutti i lavori sono possibili in modalità smart working o di lavoro remoto. Ad esempio, lavori come gli operai, i magazzinieri, gli spedizionieri, i parrucchieri, gli artigiani, gli idraulici e tutte le persone che svolgono una mansione o una professione che richiede un'attività o un intervento fisico diretto, chiaramente non possono lavorare da remoto. La mia esperienza in particolare è quella dello sviluppo software, però sono convinto che tutti i lavori che richiedono soprattutto l'uso del computer oppure di lavorare al telefono possono essere svolti da remoto. Il primissimo suggerimento che do a tutti quanti è di fissare all'interno dell'azienda degli obiettivi chiari che devono essere completati ogni giorno. Questo è importante sia per il datore di lavoro o per l'imprenditore che comunque saprà che le persone a casa stanno effettivamente lavorando e non stanno cazzeggiando su Facebook o su Instagram, ma anche per le persone stesse che saranno intrinsecamente motivate a lavorare perché sapranno che il giorno dopo, e questa è la parte più importante, dovranno rendere conto. In particolare già all'interno della mia azienda, questa è una cosa che facciamo da sempre, ogni mattina ci troviamo e decidiamo quali attività verranno svolte durante la giornata. Nell'incontro della giornata successiva diciamo come è andata la giornata di ieri, quindi ci diciamo se effettivamente abbiamo miseramente fallito nel raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati oppure è andato tutto bene come ci eravamo detti. Questo ragazzi è il suggerimento principale, lo metto come punto 1 proprio perché secondo me è la cosa più importante. Obiettivi quotidiani, non c'è bisogno di scambiarsi delle mail, mettere una bolla papale su quello che viene assegnato, però ci devono assolutamente essere. A seconda delle situazioni può essere il datore di lavoro o il superiore ad assegnare questi compiti ai lavoratori, oppure come succede nel nostro caso sono direttamente i lavoratori che hanno visione nel day by day, quindi nell'operato quotidiano di quello che deve essere svolto, che comunicano a tutta la squadra quello che andranno a svolgere. Per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, all'interno dell'azienda noi utilizziamo Jira, però è un tool abbastanza specifico per chi fa sviluppo software. Per tutte le professioni legate invece a qualsiasi attività, io personalmente raccomando Trello. Si tratta di una bellissima lavagna, quindi di una board nella quale è possibile creare delle attività sotto forma di card. Da lì ognuno è libero di sviluppare il flusso di gestione che più si confà alla specifica attività. Però io personalmente credo che creare 4 colonne in cui la prima raccolga le attività che sono in pianificazione, la seconda quelle che devono essere sviluppate, la terza quelle che sono effettivamente in corso e la quarta tutto quello che è stato fatto sia l'approccio più efficiente. Personalmente consiglio Trello perché è una bella interfaccia grafica, è facilissimo da usare, è gratuito nelle funzionalità di base e l'abbiamo utilizzato per parecchio tempo come strumento gestionale interno con ottimi risultati. Il secondo suggerimento che vi do per attivare lo smart working è quello chiaramente che quando siamo a casa dobbiamo lavorare e lavorare con la massima serietà e concentrazione. Ci sono 2 tipi di distrazioni che possono intervenire e distrarci appunto dal svolgere la nostra mansione. Affronto rapidissimamente la questione inquilini o altre persone che abitano con noi. La mia raccomandazione è di svolgere la nostra attività in una stanza, possibilmente da soli e chiudendo la porta.
Per quanto riguarda la preparazione, spiegate a tutti gli altri coinquilini qual è la situazione, ovvero che siete a casa in smart working in una situazione di emergenza medica, ma dovete comunque lavorare seriamente per raggiungere l'obiettivo che vi eravate prefissati per la giornata. Se lo spiegate con parole chiare, vi posso assicurare, essendo il papà di due bimbi molto vivaci, che si possono capire benissimo e che non disturberanno. La seconda fonte di disturbo, e secondo me anche quella molto più importante, è invece le notifiche e tutte le distrazioni che arrivano da internet. Ebbene ragazzi, in questo caso vi raccomando di non affidarvi solamente alla buona volontà di dire va bene, sto lavorando, non vado su Facebook o non guardo WhatsApp, ma di implementare preventivamente una serie di misure. Io in particolare lavoro da un computer che mi ha fornito l'azienda. Quando inizio a lavorare spengo tutti gli altri dispositivi, quindi spengo il mio computer fisso e addirittura stacco la spina, sposto i portatili personali fuori dalla stanza nella quale sto lavorando e disattivo anche la connessione dati del telefonino. In questo modo riduco al minimo le distrazioni. Sul computer del lavoro non ho niente che non riguardi il lavoro, non sono neanche loggato a Facebook oppure a turbolab.it proprio per evitare qualsiasi tipo di problematica. Sto focalizzato come un killer sull'attività che devo svolgere. Poi chiaramente ci sono dei momenti in cui si prende una pausa, si prende un caffè, esco dalla stanza ad esempio per andare a fare la pipì. In quel momento lì parlo con la moglie, do una carezza ai figli, guardo il cellulare e faccio a tutti gli effetti un attimo di pausa. Quindi ci sono delle finestre temporali molto chiare nella quale facciamo pausa e possiamo farci i fattacci nostri. Per tutto il tempo dovete essere focalizzati esattamente come lo sareste in ufficio, anzi anche di più, proprio perché non essendoci nessun controllo esterno, distrarsi con delle attività personali è molto più facile. Che tipo di attrezzatura serve per svolgere lo smart working? Niente di particolare, però c'è una dotazione minima. In particolare sicuramente ci serve un PC aziendale, una connessione di internet di buona qualità, cuffie, microfono e webcam ed un telefono. Il primissimo passo è sicuramente l'uso del PC aziendale. Mi rivolgo un attimo ai datori di lavoro, mi raccomando, concedete ai lavoratori la possibilità di portare a casa il proprio consueto computer che utilizzano anche quando si trovano in ufficio. Chiaramente è tutto molto più facile se si tratta di un portatile, ma se anche si tratta di un PC fisso vi raccomando di non formalizzarvi, concedete e invitate le persone a portare a casa proprio quello. Perché? Ci sono una serie di motivi. Innanzitutto avranno esattamente il proprio ambiente di lavoro già preconfigurato con tutti i documenti, i collegamenti, le personalizzazioni, tutto quello che serve per lavorare che già hanno anche in ufficio. Se invece dovessero ricreare questa situazione a casa, innanzitutto servirebbe comunque una certa tipo di propensione tecnica per svolgere questi tipi di configurazioni, ma si verrebbe anche a creare una commistione tra lavoro e privato che finirebbe innanzitutto per demolire quel muro di separazione fra privato e lavorativo di cui parlavo poco fa, che è importantissimo per evitare le distrazioni. E poi chiaramente servirebbe una lunga fase di startup. I lavoratori non riuscirebbero mai ad essere produttivi allo stesso modo e nella stessa velocità. L'altro ingrediente fondamentale chiaramente è la connessione ad internet, deve essere una buona connessione ad internet. Vi posso testimoniare che in caso la connessione non sia buona si generano una serie di problemi che rendono lo smart working veramente frustrante. Quindi l'idea di base è che i lavoratori utilizzino la propria connessione domestica. In caso non dovessero averla oppure dovessero avere una DSL poco performante, raccomando alle aziende di investire e di fornire a tutti un routerino 4G e di invitarli ad utilizzare quello. Sono sicuro che l'investimento che dovrà essere sostenuto si ripagherà nel giro di pochissimo tempo dal punto di vista della soddisfazione dei lavoratori, ma anche come performance lavorative. L'altro ingrediente imprescindibile sono casse, microfono e una webcam. Devono essere tutte di E3 di qualità, se non altro media, per consentire di comunicare agevolmente. Io in particolare ho scelto di utilizzare le casse ed il microfono e la webcam integrate nel computer portatile, perché comunque è un portatile abbastanza moderno e abbiamo fatto un po' di prove, si sente abbastanza bene. Ma se ciò non dovesse essere sufficiente oppure dovesse essere in uso un computer fisso, di nuovo l'azienda deve assolutamente investire in un paio di cuffiette, un microfono ed una buona webcam. Ciò nonostante è imprescindibile che ogni lavoratore abbia un telefono. Può essere il telefono aziendale se è già stato fornito in dotazione, altrimenti va benissimo anche il telefono personale.
Però vi assicuro che ho testato sulla mia pelle che la presenza di un telefono presso ogni persona semplifica moltissimo le attività. Innanzitutto consente di sentirsi, comunicare, scambiare idee anche quando internet non è funzionante, ma c'è anche un altro elemento, ovvero il telefono che suona ha generalmente una priorità maggiore rispetto ai messaggini che possiamo scambiarci via internet oppure anche alle chiamate vocali. Quindi in caso di urgenza una telefonata risolve un sacco di problemi. In linea di massima dovrebbe essere l'azienda a fornire il telefono ai lavoratori, nel mio caso non era stato possibile, ho comunque scelto di buon grado senza alcun problema di utilizzare il mio telefono personale. Questa però è un'area un po' che so essere di attrito fra lavoratore e azienda, mettetevi d'accordo. Abbiamo parlato di metodologia, abbiamo parlato di attrezzatura, l'altra grande criticità quando si lavora da remoto è chiaramente la comunicazione, ovvero sono pochissime le persone che possono lavorare veramente in modo isolato e autonomo, perché tutti noi generalmente abbiamo bisogno di scambiare un'idea o un parere con un collega, oppure siamo in attesa di materiale da altre aree funzionali all'interno dell'azienda stessa. Tutto questo si chiama chiaramente comunicare ed è una delle attività più difficili quando si lavora in smart working, semplicemente perché se mi serve qualcosa e sono in ufficio posso andare ad importunare fisicamente la persona che si trova a due scrivanie di distanza, quando invece sono a casa mia dobbiamo trovare un altro canale per sentirci. Qui ci sono vari strumenti, se il gruppo di lavoro, e parlo in particolare delle micro aziende, è veramente piccolo, al di sotto ad esempio delle 4-5 persone, va benissimo creare anche un gruppo su Telegram. Consiglio Telegram in particolare perché ha l'interfaccia amichevole che tutti conosciamo di WhatsApp, però in più consente di essere utilizzato anche da PC senza bisogno di tenere il telefono sotto mano. Se però l'azienda è più grande di 5 persone, è un po' più strutturata, si prevede di fare smart working sul lunghissimo periodo, personalmente vi straraccomando di provare Slack. Si tratta di fatto di una grande chat, noi la stiamo utilizzando in ufficio ben prima dell'emergenza coronavirus e a me personalmente piace moltissimo. Appunto, è una chat che raccoglie vari canali tematici nei quali si può entrare e partecipare per appunto discutere con le persone che sono focalizzate ad esempio in un'area funzionale oppure su un particolare progetto. Mi piace Slack perché comunque offre tutti gli strumenti perché non sia troppo invasivo, ovviamente si ricevono dei messaggini ma è anche possibile non gestirli immediatamente e demandare ad un secondo momento, quando magari ci staccheremo perché avremo concluso la micro attività in questione, di rispondere a tutte le persone tramite un'interfaccia molto chiara. Se avete un gruppo di lavoro ve lo straraccomando, la versione di base è gratuita, è disponibile per tutti i sistemi operativi, consente appunto sia di messaggiare ma anche di scambiare file, creare dei sottogruppi, effettuare videoconferenze e in linea di massima integra veramente tutto quello che ci serve per lavorare in modo efficace anche in smart working. Diciamo subito, Slack è soprattutto pensato per la comunicazione all'interno dell'azienda, quando invece è necessario comunicare con altre persone non è proprio il massimo. Per questa necessità personalmente vi raccomando Skype per una serie di motivi, non ultimo dei quali il fatto che è già preinstallato e preconfigurato su Windows 10, quindi tutti i computer con Windows 10 hanno Skype disponibile, ma ho visto che in ambito professionale è diffusissimo, quindi anche gli amici che lavorano con Mac e con Linux ce l'hanno già immediatamente. Chiaramente il punto di forza di Skype, quello che l'ha reso famoso, è la possibilità di fare delle videochiamate anche in gruppi molto numerosi, però chiaramente potremo anche inviare messaggini, scambiare file ed in generale replicare molte delle funzionalità di Slack anche nella comunicazione extra aziendale. Chiudo con un'altra raccomandazione, ragazzi, mi raccomando, l'uso della webcam dovrebbe essere obbligatorio quando si lavora da remoto. Quando si lavora in smart working non abbiamo la possibilità di vedere le persone in faccia se non attiviamo la webcam e senza appunto contatto visivo non possiamo capire se l'altra persona sta facendo un'espressione strana, se sta capendo, se si sta arrabbiando. Manca tutta quella parte di comunicazione non verbale che è assolutamente fondamentale per comunicare in modo efficiente ed evitare dei malintesi. Quindi ragazzi, vi straraccomando, attivate sempre la webcam, chiedete senza indugio di fare lo stesso anche al vostro interlocutore se obietta che non vuole attivare la webcam perché si vergogna o perché la stanza è disordinata, fategli notare che di fatto state lavorando e quindi dovrebbe essere come essere in azienda e sicuramente non ci formalizziamo se la stanza, come vedete, è un po' in disordine. L'altra difficoltà che probabilmente dovremmo fronteggiare quando lavoriamo fuori dall'ufficio è l'accesso ai file. Bene, una soluzione a basso costo per gestire il problema è sicuramente quello di caricare il materiale necessario su degli spazi cloud condivisi come possono essere ad esempio OneDrive, Google Drive o Dropbox. Introducono tutti un grandissimo vantaggio, ovvero la possibilità di modificare i documenti da ufficio direttamente dentro al browser web, quindi una semplificazione notevole che rimuove anche la necessità di inventarsi meccanismi
meccanismi di sincronizzazione. Oltre ai singoli file, però, so che moltissime aziende utilizzano anche degli strumenti gestionali interni che sono accessibili solamente dalla rete aziendale interna. Ebbene, per far fronte a questa necessità, qualcuno probabilmente vi parlerà di VPN, però togliamo subito di mezzo il discorso VPN. Vi assicuro per esperienza personale che collegarsi in VPN al lavoro è sempre un po' problematico, sia per problemi di banda passante, sia perché è necessaria una configurazione che non può essere improvvisata. Quindi, in linea di massima, secondo me, il discorso VPN va benissimo per le large enterprise, quelle che hanno centinaia di lavoratori, ma è poco pratica per la PMI. Quello che invece secondo me è molto più pratico per la PMI è preparare un computer all'interno della rete aziendale ed installarci una soluzione di controllo remoto. Fra tutte le soluzioni disponibili, personalmente raccomando al grande pubblico di provare TeamViewer per il semplice motivo che è quello più facile da utilizzare. Non è necessario configurare il router, aprire le porte o fare altre diavolerie che tanto piacciono a noi smanettoni. Basta scaricare, installare il programma sul PC all'interno della rete aziendale, ci collegheremo poi tramite il client dedicato a questo computer e da lì potremo utilizzare il desktop e il computer interno come se fossimo all'interno della rete aziendale. E a questo punto avremo accesso anche al gestionale, esattamente come se ci trovassimo dentro al perimetro. Bene, da Zani di TurboLab.it è tutto. Se siete interessati ad approfondire, vi raccomando di nuovo di dare un'occhiata all'articolo testuale che ho pubblicato su TurboLab.it, dove approfondisco un po' tutti questi concetti. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. I commenti qua sotto sono a disposizione, fammi sapere se la tua azienda ha implementato lo smart working, che cosa state utilizzando, se hai scelto gli strumenti che ho consigliato nel video oppure se state utilizzando tutt'altro. Raccontami la tua esperienza. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Android, Linux, Bitcoin e tutto quello che orbita attorno al mondo internet, non dimenticare di cliccare sul pulsantone iscriviti e sulla piccola campanella che trovi di fianco. Mi raccomando anche la campanella, ci vediamo al prossimo video. Ciao!